diventare milionari con il gaming web 3. Adesso, non so se avete notato, per i più attenti, su YouTube si sta ricominciando di nuovo a parlare di questo argomento. Quando, fino a poco tempo fa, in pieno bear market, questo settore sembrava completamente morto e anche coloro che avevano iniziato a fare video su questo argomento, di fatto, si erano completamente fermati. Ed ecco che, ora che si vedono i segnali di ripresa, ora che è stato approvato l'ETF per quello che riguarda il Bitcoin, ora che ci avviciniamo all'halving, si riprende a sparare cazzate a tutto spiano. E quindi quasi a riproporre il gaming blockchain come una sorta di panacea di tutti i mali della nuova generazione e che ti può consentire di farti diventare milionario. Ora, questo video non è neanche tanto per chi mi segue, diciamo per chi è iscritto al mio canale, che questa realtà già la conosce bene, ma piuttosto per i nuovi arrivati che ricominciano a vedere, a sentir parlare di gaming blockchain, ma magari, vedendo il titolo di questo video, vogliono approfondire meglio la questione e sentire un'opinione che alla fine è abbastanza discordante rispetto alla massa, a quel miasma di clickbait che vengono sparate, su cui si diventa milionari o si fanno o si ottengono retribuzioni pari a 100, 200, 300 euro al giorno, che sono tutte le minchia che venivano sparate nella precedente bull run. Prima di tutto io vi faccio una panoramica reale, concreta, rispetto a quelli che sono i miei guadagni, quelli che io ottengo giocando di questo periodo sulle varie piattaforme di gaming. Quindi, prima di tutto, qual è l'entità della monetizzazione che si ottiene di questo periodo se ci si dedica a questa attività? Ragazzi, tenete conto che se volete entrare adesso su una piattaforma di gaming del web 3, magari mettiamo quelle più affermate come Splinterlands o Axie Infinity, vi serve un investimento, che ne so, di circa 200-300 euro che vi fa ottenere un ritorno mensile che è 10 volte inferiore alla somma che avete investito. Quindi ripeto, decidete di mettere 300 euro, che ne so, su Splinterlands, mediamente, comprando gli asset in questo momento, otterrete una retribuzione di circa 30 euro in un mese. A patto però, naturalmente, di dedicarvi a quella piattaforma, cioè non è che mettete 300 euro lì e queste vi farmano quei 30 euro al mese senza che facciate nulla. No, dovete stare lì sulla piattaforma, essere presenti, fare partite, dedicarvi diverse ore di tempo. Quindi ci sono tutta una serie di presupposti di cui tenere conto. E adesso chiariamo invece un'altra questione che penso che per chi non è avvezzo di questo mondo probabilmente si sta chiedendo: ma si possono ottenere questi risultati anche magari senza necessariamente dover acquisire qualcosa? Allora la risposta è sì, si può fare, ma non è per nulla facile, nel senso che bisogna riuscire ad entrare su una ben determinata piattaforma esattamente all'inizio, cioè bisogna essere dei pionieri. Quindi se entri su una piattaforma di gaming web 3 molto buona, esattamente nel momento in cui viene rilasciata, parte la public beta, beh, giocando in modo free, se quella piattaforma adotta quel determinato meccanismo, quindi lo consente, sì, si può, come pioniere, potenziandoti da subito all'interno della piattaforma, riuscendo a fare quei 2-3 mesi di training in cui ti potenzi parecchio, arrivare ad ottenere questa stessa retribuzione senza necessariamente acquistare. Però ripeto, non è qualcosa di semplice. Ed in ogni caso, io sul mio canale segnalo sempre dei nuovi progetti che escono e che adottano le dinamiche del free to play, e quindi costantemente li segnalo. Se va bene, se si riesce a prendere il progetto giusto agli inizi, ecco che, bene o male, questa opportunità, questo privilegio, chiamiamolo così, diventa anche possibile. Nel caso specifico, vi ricordo adesso, in questo momento, di Nightcrawls, il cui lancio è previsto per il mese prossimo, a marzo, che a mio dire è un buon titolo su cui sarà opportuno fare partite e iniziare a testare proprio quel tipo di attività di gaming. Adesso riprendiamo la domanda iniziale: si diventa milionari con il gaming blockchain? Allora,
La risposta l'avrete capito, ma banalmente vi posso dire tranquillamente, assolutamente sì, se già avete un sacco di soldi, quindi se già siete quasi milionari del tipo che avete 100.000 euro da poter tranquillamente investire su questo settore, beh, suddividete questa cifra tra le tre piattaforme più affermate, non so, mettiamo un Axie Infinity, un Splinterlands, un Farmer World, sto facendo dei nomi un po' così a caso, ed ecco che più avanti, in ottica di una bolla speculativa dovuta a approvazione ETF, dovuta all'halving su Bitcoin, a tutte le cose che già sappiamo, sì, chiaramente giocando, ottenendo molti asset, molti token, facendo poi una sorta di per 10, beh certo, 100.000 diventano 1.000.000. Ma la stessa cosa, non lo stesso risultato, non lo si può ottenere se si investe semplicemente in criptovalute sugli altcoin principali, e appunto lo si ottiene anche in quest'altro modo, quindi siamo sempre lì. Il gaming web 3 non ti farà diventare milionario, ma potrà darti una buona occasione di poter effettuare delle prime monetizzazioni premiando la tua specifica abilità di gioco. Quindi, se sei particolarmente competente, abile in quella tipologia di gaming e gli dedichi, fra l'altro, veramente molto tempo, quasi come se fosse un vero e proprio lavoro. Ora, facciamoci un po' di calcoli in base ai risultati reali, concreti, che si possono portare a casa per quanto riguarda la monetizzazione su Gaming Web 3. Perché alla fine si può anche riuscire a portarsi a casa uno stipendio mensile, ma tutta una serie di condizioni. Il modo per farlo potrebbe essere, ad esempio, impegnarsi su tre piattaforme di gaming che hanno buone prospettive di crescita. In tal caso, se mediamente si dedica a queste piattaforme 3-4 ore per ognuna, quindi alla fine, che adesso mettiamo 3 ore su ogni piattaforma, arriviamo a giocare per 9 ore al giorno, ognuna di queste piattaforme ti retribuisce, che ne so, quei 30, magari anche 40 euro in un mese? Bene, se si attua quella strategia per la quale tutti gli asset che si ottengono, tutti gli NFT, tutti i token, non li si vende assolutamente, beh, ragionando in ottica di bolla speculativa, quindi di bull run, in un contesto in cui il Bitcoin supera il suo precedente all time high, considerando poi come si spostano i capitali sul gaming, perché l'abbiamo visto nella scorsa bull run, sì, quella monetizzazione, quei 30-40 euro possono diventare una sorta di per 10, di conseguenza si riesce a portare a casa 300-400 euro a piattaforma e quindi facendo il totale sì, ci ricavi uno stipendio, però a queste ben determinate condizioni, cioè di non aver praticamente mai venduto e di essere riusciti a farlo nel momento giusto, quindi al momento della bull run. Quindi prima dovresti mettere, non so, un 200-300 euro a piattaforma, non ti servirà investire altro perché su Web3 Gaming non si utilizza il pay to win, poiché se si utilizzasse il pay to win, quindi bisogna continuamente investire per essere competitivi, beh vabbè, andiamo sul mondo del gaming tradizionale, il Web3 serve a rivoluzionare questo paradigma, però prima devi acquisire gli asset, poi devi dedicare molto tempo alla piattaforma, la devi implementare, devi capire bene il mercato della blockchain, come si muove, riuscire a vendere al momento giusto in un'ottica che alla fine è speculazione, poiché che cosa si va a fare è come se si va con queste attività a drenare la liquidità dagli altri, da chi arriva dopo, da chi arriva in particolare in bull run, a cui poi si possono vendere magari gli NFT a prezzi altissimi. Quindi è tutto un lavoro di speculazione ed un mondo, se vogliamo, anche di squali, nel quale, come vediamo, tu vinci, tu guadagni perché qualcun altro comunque perde. E se si sbagliano i tempi, poiché magari gli acquisti li si fanno in bull run, poi i soldi li si perdono. Quindi tutto ciò è estremamente complesso. Peccato che questa realtà non ti viene mica raccontata, ti viene fatto vedere come se tutto bello, come se tutta rose e fiori. Se fanno 100-200 euro al giorno, li si farmano così.
Oppure ti viene detta questa verità solamente dopo che tu magari hai investito, hai perso soldi, allora per pararsi il culo, dopo ti viene detto che non è così, che è difficile, che c'è tutta una serie di cose da tenere conto e quindi sono i soliti metodi di fare da fuffari. Peggio ancora, se per avere accesso a tutte queste informazioni hai pure dovuto pagare l'accesso a gruppi Telegram o Discord a migliaia di euro. E questo tipo di trappola, a mio avviso, comincia a essere in preparazione per la prossima bull run. Infatti, i fuffari del Web3, ecco, potranno cominciare a fare qualcosa del genere, esattamente come l'anno precedente, nel 2021, l'hanno fatto con gli NFT o comunque si faceva con il trading, con le shitcoin, con tante cose, perché poi questo è un argomento che prende varie applicazioni, vari campi. Ora, il messaggio importante che volevo trasmettere in questo video, prima di tutto, è che questo settore richiede veramente molta tenacia, perché devi essere in grado di impegnarti, di capire l'andamento dei mercati finanziari, in particolare quello della blockchain, avere pazienza, quella pazienza che ti consentirà di vendere al momento giusto. Bisogna essere sgamati per riuscire a prendere la piattaforma giusta, perché molte alla fine scamano oppure interrompono gli sviluppi. Quindi è qualcosa che di fatto non è alla portata di tutti. Da questo punto di vista, per riuscire a ricavare sti 1.300 euro al mese, si fa prima di andare a lavorare da qualsiasi altra parte. Se vuoi fare il cameriere, il commesso, il dipendente al supermercato, quello che è. Ecco perché in definitiva ci si potrà dedicare a questo settore solamente a patto veramente di essere appassionati di questa cosa, di essere proprio dei gamer, di avere proprio il piacere di giocare su queste piattaforme e non farlo quindi solamente per una questione di soldi. È solo in questo caso i vantaggi che si potranno avere potranno davvero essere considerati tali. Per concludere, voglio adesso avvisarvi di un'ultima questione che mi sta a cuore, nel senso che oramai è diventato di uso comune utilizzare una ben determinata strategia di vendita per farvi comprare corsi o per farvi entrare su gruppi Discord, Telegram a pagamento. La strategia che si utilizza ormai è quella dei guadagni facili, in cui si giustificano i guadagni facili raccontandoti prima di tutto una realtà oramai innegabile, cioè che in genere, per venderti qualcosa, ti dicono sempre: ti hanno fatto credere che per riuscire a guadagnare tu devi lavorare, sudare, impegnarti, spaccarti la schiena, venire sfruttato dalla mattina alla sera per guadagnare quella 1.000 euro che oramai non ti serve praticamente più a nulla, e sei costretto a girare nella ruota del criceto facendo per di più qualcosa che non ti piace. Invece tu puoi prendere in mano la tua vita, tu puoi uscire da questa condizione, tu puoi cambiare, volere, potere, bla bla bla, però come? Tramite me che sono il guru e quindi acquistando i miei corsi a pagamento. E quindi su marketing, su trading, criptovalute e tutto quello che è, insomma. In questi contesti nel quale c'è questo guru che invece, nonostante una società che ti rende praticamente impossibile fare qualsiasi cosa, ma lui ha neanche 24 anni e è già diventato milionario, ecco, seguendo lui riuscirai ad ottenere questo risultato. E quindi, chiaramente, queste persone vendono sogni, ti mettono davanti una realtà dura, brutta, ma che purtroppo è esattamente la realtà dei fatti, per poi vendere la loro soluzione, che altro non è che un sogno. E purtroppo riusciranno a vendere questi sogni a chi nel mondo dei sogni purtroppo in qualche modo ci vive e non vuole quindi vedere la realtà dei fatti, ma soprattutto non vuole accettare il fatto che per arrivare all'indipendenza finanziaria ci vorrà molto tempo, ci vorrà veramente tantissimo impegno e si dovrà qui realmente sudare e faticare. E se proprio ci si arriva, sarà una sorta di pensione anticipata che non vuol dire essere milionari, ma vuol dire riuscire ad avere una sorta di retribuzione minima che ti consente di vivere liberamente senza più dover scambiare il tuo tempo per denaro. Soluzione che probabilmente arriverà molto avanti nel tempo, se sei stato bravo, sui 50 anni,
45 se sei particolarmente in gamba, e di certo non a 24, 25 o 30 anni come la gran parte dei guru o degli influencer vogliono farti credere. Perché questo tipo di persone, i venditori di sogni, fanno due cose di base: o semplicemente mentono, oppure non mentono, nel senso che sono diventati effettivamente milionari, ma nascondendo la verità, cioè omettendo tutta una serie di informazioni che in qualche modo fanno diventare abbastanza ovvio e possibile il fatto che lo siano diventati. Esempio, erano già non milionari, ma quasi milionari, perché venivano da una famiglia particolarmente benestante. Quindi avendo loro accesso a tutta una serie di capitali, a tutta una serie di conoscenze e di allacci a cui tu non avrai mai accesso per le condizioni in cui sei partito, se sei partito veramente da zero, quindi è chiaro che già con un sacco di capitali, un sacco di informazioni, un sacco di conoscenza, se aveva già, 500-600 mila euro, questo capitale l'ha fatto diventare un milione. Ma così siamo bravi tutti. Ma questa realtà non ti verrà mica mai rivelata. Quindi o si mente o si nasconde la verità. Bene, io con questo video ho detto veramente tutto ciò che dovevo, non mi voglio soffermare più su queste cose perché generalmente io non faccio questo tipo di video, ma per questa volta ho voluto divergere e ritornare sull'argomento. Quindi d'ora in poi sta, insomma, alla coscienza di ognuno se credere alle clickbait di YouTube sui guadagni milionari o sulle super rendite da 100-200 euro al giorno, oppure essere più centrati, essere più saldi, essere più concreti e voler vedere le cose da un punto di vista differente, che poi è quello realistico. In caso contrario, il mondo dei sogni è lì che vi aspetta ed il venditore di sogni è lì pronto e saprà sicuramente accogliervi a braccia aperte.